Nel 133 a.C. fu eletto tribuno della plebe Tiberio Sempronio Gracco, uno dei due figli di Cornelia, a sua volta figlia di Scipione l'Africano. Tiberio aveva padre plebeo ma apparteneva ad una delle più antiche e nobili famiglie di Roma, e aveva preso parte alla distruzione di Cartagine assieme a Scipione Emiliano. Aveva un preciso progetto politico, ovvero varare una riforma per risolvere la crisi agraria che affliggeva Roma dopo le guerre di conquista del II secolo, infatti i piccoli proprietari terrieri, trovando i loro poderi incolti al ritorno dalla guerra, erano costretti a venderli ai latifondisti, diventando nullatenenti e non potendo più essere arruolati. I proletari si riversavano così a Roma e altre città, diventando col tempo una massa popolare ampia e socialmente turbolenta, senza contare che l'esercito perdeva molti soldati. Tiberio, una volta diventato tribuno, ripropose una vecchia legge agraria che poneva un tetto all'ager publicus detenuto dai senatori, si trattava delle terre dello Stato, affidate ai latifondisti perché le sfruttassero ma che le consideravano come di loro proprietà. La Lex Sempronia proposta da Tiberio Gracco poneva un limite massimo a 1000 iugeri di ager publicus per ogni senatore, corrispondenti a circa 250 ettari di terreno. Il resto delle terre pubbliche sarebbero state redistribuite fra i nullatenenti, ricostruendo un ceto di piccoli possidenti, e Tiberio propose di usare il tesoro di Attalo III per finanziare la riforma, aiutando i proletari a comprare buoi e attrezzi. Lo storico di lingua greca Appiano di Alessandria, vissuto nella prima età imperiale, descrive l'azione politica di Tiberio e riferisce le parole di un suo discorso pubblico per sostenere la necessità della sua riforma. Non è forse giusto che un bene comune sia condiviso? Un cittadino non è sempre più nobile di uno schiavo? Chi presta servizio in armi non è forse più utile di chi non può farlo? La migliore disposizione d'animo da parte del cittadino sia quando egli è partecipe di un bene pubblico. La legge proposta suscitò l'opposizione del ceto senatorio, che non voleva rinunciare ai suoi privilegi e alle terre pubbliche che sfruttava, benché la riforma non diminuisse in modo rilevante la ricchezza dei latifondisti. Essi aizzarono il tribuno della plebe Ottavio contro Tiberio, che però lo fece destituire ottenendo in seguito l'approvazione della legge. Poiché Tiberio voleva ricandidarsi al tribunato l'anno successivo, i senatori lo accusarono di volersi fare tiranno e crearono un clima di tensione e rivolta contro la sua persona. Nei tumulti che seguirono, il tribuno venne assassinato in circostanze assai torbide, tuttavia la sua legge non fu abrogata e cominciò ad essere attuata, anche se a rilento. 10 anni dopo la morte di Tiberio, il fratello minore Gaio fu a sua volta eletto tribuno della plebe e decise di proporre anche lui una nuova legge agraria, poiché la riforma promossa dal fratello stentava ad essere realizzata. Gaio Gracco presentò in realtà un progetto più ampio e ambizioso di quello di Tiberio, che prevedeva anche la fondazione di nuove colonie a Taranto e Cartagine, per dare altre terre ai proletari, e soprattutto la concessione della cittadinanza latina agli alleati italici. Fu questa proposta ad allarmare il popolo romano, timoroso di perdere diritti a vantaggio delle popolazioni italiche, e l'aristocrazia si servì di questo per isolare Gaio come già aveva fatto con Tiberio. Diventato una seconda volta tribuno nel 122, nel 121 Gaio non fu rieletto, e scoppiarono dei disordini, in seguito ai quali l'uomo si rifugiò sull'Aventino e si fece uccidere da un servo per non cadere vivo nelle mani dei nemici. Molti dei suoi seguaci furono imprigionati e uccisi, e la memoria di entrambi i fratelli Gracchi venne maledetta, diventando il simbolo di un'azione eversiva che voleva rovesciare l'ordine del Senato. Questo era il giudizio sui Gracchi di Cicerone, che nel Trattato De Officiis si esprime in questi termini. Tiberio Gracco, padre dei due fratelli, sarà lodato finché esisterà Roma, ma i suoi figli non erano approvati da vivi e, da morti, sono considerati uomini uccisi per un giusto motivo. Il fallimento delle riforme di Tiberio e Gaio, che infatti furono smantellate dopo il 121 a.C., segnerà l'affermarsi dell'aristocrazia senatoria ma anche la definitiva crisi della società romana, in cui le ricchezze saranno distribuite in modo sempre più diseguale.
Inoltre la crisi militare, con la carenza di soldati, porterà di lì a poco alla riforma di Gaio Mario, che introdurrà l'arruolamento dei volontari e dei nullatenenti, creando di fatto degli eserciti di mercenari agli ordini di valenti generali e ponendo le premesse delle future guerre civili. Con la tragica morte dei fratelli Gracchi inizia così un periodo turbolento che porterà alla fine della Repubblica e all'affermarsi del Principato, processo favorito anche dall'indebolimento dei ceti sociali inferiori e delle stesse strutture dello Stato. Il fallimento delle riforme agrarie causerà anche la definitiva affermazione del latifondo e dello sfruttamento estensivo delle terre, con pesanti conseguenze in termini di produzione di cibo e ricadute economiche, che sfoceranno nella terribile crisi del III secolo d.C.